Allora, secondo trucco facente parte della serie di trucchi intitolata Make Art. Questo qui è un altro dei trucchi che è stato strarichiesto sulla mia pagina Facebook e comunque lo volevo fare sicuramente, senza ombra di dubbio. Questo trucco è ispirato alla corrente artistica del cubismo. E in particolare alle Demoiselles d'Avignon di Picasso del 1907. Questo trucco è in collaborazione con Michelinia, una delle ragazze che per l'appunto ha trovato bella questa idea e ha voluto partecipare, e lei ha realizzato una nail art invece ispirata al cubismo. La potete vedere qui sotto nel video risposta. Sono contenta di collaborare con lei per la seconda volta. Ho già collaborato con lei per un trucco natalizio che apprezzo molto proprio per il fatto che sembra essere una bella persona anche al di fuori dei quattro cantoni. Comunque, passiamo direttamente al trucco, perché poi dicono che faccio le premesse troppo lunghe. Allora, no, volevo precisare, adesso direte sì, adesso questa attacca con volevo precisare non finisce più, che avevo fatto un'introduzione lunga nel primo video di Matisse perché volevo per l'appunto spiegare poi come andava ad organizzarsi e strutturarsi la serie Make Art, quindi non tutti i trucchi avranno un'introduzione così lunga. Allora, ovviamente il quadro a cui mi sono ispirata, tutti sapete che si presenta in questa maniera qui, quindi possiamo vedere queste cinque donzelle in uno spazio indefinito ed indefinibile che quasi si compenetrano a vicenda e abbiamo uno spazio materializzato. Infatti, ho cercato di riprodurre proprio questa sorta di materializzazione dello spazio a figure geometriche che riprende un po' la pittura geometrica di Cézanne, che ricordiamo che Cézanne per l'appunto aveva gettato le basi per il cubismo poi, per quello che sarà poi il cubismo. Io ho tentato di riprodurre questo spazio quantificato e comunque ricordiamo che questo quadro fa parte del cubismo iniziale formativo di Picasso, poi ci sarà il cubismo analitico, quello sintetico con i collage eccetera, e lì la situazione è un po' diversa. Qui ancora riusciamo in questa fase di cubismo formativo iniziale, riusciamo ancora a distinguere le figure e dei soggetti. Poi con il cubismo analitico ovviamente faremo molta più fatica nel distinguere i soggetti dal contesto, dallo spazio. Che dire, io ho tentato di riprodurre il fatto dello spazio quantificato sulla mia faccia e due occhiolini. Scusate, ma mancava un sopracciglio. La bocca l'ho fatta nera perché ovviamente non portano rossetti, eccetera, ma la bocca è nera. Dimenticavo, avevo dimenticato di mettere la terra perché volevo riprodurre un po' le facce lunghe delle donzelle, che poi non c'è problema perché la faccia lunga ce l'ho già, quindi sono andata giù di un contouring abbastanza fortino. E dopodiché un'altra cosa mi ero dimenticata: per ricordare questa cosa della compenetrazione tra spazio e soggetto, ho intersecato l'eyeliner in mezzo allo spazio per l'appunto. Ok, questo è il meglio che sono riuscita a fare, spero comunque che vi piaccia. Era abbastanza difficile interpretare questo quadro, secondo me, a differenza della stanza rossa di Matisse, quindi spero vi piaccia veramente. Anzi, spero v'aggradi. Ai prossimi video di Make Art. Ciao!